Ragazze, bentrovate in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi della nuova collezione autunnale di Pupa, la Party Experience. È una collezione che mi ha inviato proprio la Pupa per testarla e mostrarvela. Ovviamente oggi vi farò il video preview, quindi vi farò vedere gli swatch e vi parlo un po' delle mie prime impressioni. Penso che questa tipologia di video in questo momento sia abbastanza interessante perché solitamente quando escono queste edizioni limitate, almeno io sono sempre curiosa di sapere subito come sono i prodotti, le prime impressioni e così via, prima di comprarlo, perché poi sapete, le edizioni limitate le vendono, magari finiscono e non si trovano più i prodotti. Allora, iniziamo subito dicendo che questa collezione, se avrete visto, è ispirata a Parigi, all'anima bohemienne. È veramente veramente bella da vedere come packaging e salta subito all'occhio il packaging perché è veramente veramente bello. Però devo dire che mi sono piaciuti particolarmente per il momento questi tre prodotti che sono i rossetti che sono usciti in questa collezione. Allora, iniziamo subito dal rossetto numero 03. Questo qua è un borgogna molto molto scuro, anche se è modulabile, però modulabile fino a un certo punto perché questo a mio parere va applicato proprio in modo carico, intenso. Vi consiglio di applicarlo proprio in modo intenso perché è bello quando il colore è super uniforme, quindi a mio parere questo è bello se le labbra sono delineate perfettamente con una matita e poi riempite bene bene con questo. Ovviamente questo colore non sta benissimo su di tutti. Su tutte, su di me non mi piace moltissimo perché io comunque sono chiara. Secondo me sta meglio sulle ragazze un po' più scure, con dei colori un po' più scuri. È un po' difficilino da mettere, ma nemmeno tanto rispetto ad altri. Infatti, ne ho altri di questo colore che sono davvero più difficili da mettere. Sembra che sono scuri, ma sembra che il colore non diventi mai carico, saturo, diciamo. In questo caso invece non succede perché, come vedete nel video, con due passate il colore diventa subito intenso. La texture di questi rossetti è comunque morbida e li trovo leggermente satinati. Questo qua non tanto, ma poi vedrete che ce ne sono altri un pochino più satinati. Quello che mi piace soprattutto di questo rossetto, di questi tre, è la forma, perché hanno creato questa sorta di forma arrotondata ai lati che permette un'applicazione più facile negli angoli esterni delle labbra. E devo dire che è stata una bella idea. Poi quello di cui mi sono innamorata assolutamente è questo che porto adesso sulle labbra ed è il numero 02. Non vorrei dire una cavolata perché io non ce l'ho il Rebel di MAC, ma mi sembra quasi quello. Ed è esattamente questo, mi sembra quasi un dupe del Rebel di MAC. Allora, mi è piaciuto molto perché si può modulare, può rimanere un pochino più leggero e più rosato se ne mette poco, è ben sfumato e tamponato ed è fantastico, altrimenti diventa più carico se ne mette un po' di più. E devo dire che mi è piaciuto proprio per questo, perché varia di colorazione, varia dal rosa, rosino, borgogna chiaro al rosa borgogna più intenso. E infine c'è il numero 01, che è questo qui. Questo qua è un colore diciamo abbastanza neutro e comunque da giorno, perché è un rosa diciamo color labbra un po' più intenso. Che spiegazione? L'unica cosa è che questo qua è più satinato rispetto agli altri, infatti secondo me contiene dei micro glitter, rimane molto naturale per i trucchi da giorno, è diciamo un passepartout, è molto semplice. Comunque tra i tre quello che mi ha entusiasmato di più è stato il secondo. Poi andiamo avanti. In questa collezione ci sono degli ombretti in crema. A me sono stati inviati il numero 01 0203, che sono il color champagne, poi un bellissimo colore blu, come si chiama questo colore qui? C'è un nome, comunque lo vedete, questo è fantastico, è veramente, boh, secondo me è bellissimo come colore questo qui, e poi un bellissimo anche in questo caso viola. Vi faccio vedere gli swatches e devo dire che quello che mi ha entusiasmato di meno è il color champagne, anche se comunque è bello intenso. Mi sembra un colore comunque abbastanza monotono, già visto magari in altre collezioni, in altre marche. Invece questi due colori qua mi sono piaciuti un sacchissimo.
Cioè, sono veramente intensi, pigmentati, poi il blu e il viola sono veramente fantastici secondo me. E la cosa particolare di questi imbretti in crema è che penso che sia proprio, leggendo la descrizione c'è scritto che non entrano nelle pieghette, secondo me per questo motivo, perché hanno una formulazione un po' particolare, sono in crema ma poi applicati sulla pelle mi danno quasi l'impressione che diventino in polvere. Nella stessa linea mi sono arrivate anche le matite e la particolarità è che hanno da una parte la puntina, la punta della matita, e dall'altra parte lo sfumino, che secondo me è molto utile per chi vuole sfumare la matita in poco tempo. Si chiamano Multiplay perché sono molto morbide, quindi vanno bene sia all'interno dell'occhio, sia come eyeliner che come ombretto da sfumare. Secondo me lo potete usare come eyeliner, ma ve lo consiglio soprattutto come ombretto da sfumare all'interno dell'occhio perché scrivono tantissimo, sono super sfumabilissimi e poi all'interno dell'occhio ho notato anche che hanno una buona durata, anche se ancora le devo testare bene, quindi prendete queste impressioni giusto come le prime impressioni. E i colori sono bellissimi anche di questi, mi è piaciuto di più però questo qua, il blu in questo caso. Poi secondo me uno dei prodotti più belli della collezione è questa. Proprio a livello di packaging e non a livello di texture, che è l'illuminante. Secondo me è molto molto elegante. È un illuminante dorato, quindi vi consiglio di più che altro di usarlo, magari se avete delle occasioni speciali, è più, secondo me è un pochino più natalizio. Vabbè, ovviamente che stiamo andando avanti, stiamo andando verso l'inverno, quindi verso Natale, quindi ovvio che sia più natalizio. È bellissimo, secondo me è stupendo, ha lo specchietto, favoloso, e ha pure un profumo di vaniglia e leggermente limone, proprio, boh, non so, mi ricordavo l'autunno, ancora siamo a settembre, tipo c'è ancora il sole, però sento questo profumo, mi sembra di essere in autunno. Non è un illuminante super, con una texture super sottile, è un illuminante un pochino più evidente, quindi come vi dicevo prima, da applicare secondo me più che altro se vedi una festa, un'occasione speciale. E poi per finire ci sono i tre smaltini che mi sono arrivati, uno dei quali ce l'ho nelle mani, e sono questi tre. Per il momento ho provato questo, devo dire che sono tutti e tre molto carini. Mi è piaciuto molto anche in questo caso, non so perché mi sta piacendo tantissimo il color borgogna ultimamente. Questo borgogna medio, perché questo qua è più un violetto. Questo borgogna medio, solo che a mio parere sta un po' meglio con le unghie lunghe. Io per il momento ce l'ho cortissime, quindi lo metterò più avanti. Ma comunque come colore mi è piaciuto molto molto. Il blu è un blu notte, molto bello anche questo, però mi sembra già visto, almeno forse perché ce l'avevo io qualche tempo fa. E il viola, questo che ho, è molto sbarazzino, secondo me è molto molto carino, non solo per l'autunno, anche per l'estate è carino questo. E niente, queste sono le mie prime impressioni, sicuramente metterò nel blog delle foto e degli swatches vari. Spero che vi possa essere stato utile questo video. Scrivetemi come al solito nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Vi lascio qui anche i miei video precedenti. Andatevi a guardare. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Ciao, alla prossima!